3 novembre 1957. Muore il sindacalista Giuseppe Di Vittorio. Nato nel 1892 da una famiglia di braccianti agricoli pugliesi, a 15 anni inizia la sua attività politica e sindacale. Sindacalista rivoluzionario, poi iscritto al Partito Comunista, soldato nella Prima Guerra Mondiale, antifascista militante, in esilio durante gli anni del regime mussoliniano, Di Vittorio è volontario antifranchista nella Guerra Civile Spagnola. Nel 1943, alla caduta del fascismo, è fra i fondatori della CGIL unitaria. Nel 1946 viene eletto all'Assemblea Costituente. Dal 1944 fino alla morte, Giuseppe Di Vittorio ricopre la carica di segretario generale della Confederazione Generale Italiana dei Lavoratori. Un'offerta, vogliamo fare una scuola, la sera, per chi non ha mai avuto la possibilità di andarci. Un'offerta, qualche moneta. Volete darci qualche cosa? Qualche soldo per comprare i libri, i quaderni. Voglio con i libri, Osman. E vi piace farvi scegliere così dai padroni? Tu sì e tu no, tu sì e tu no, tu sì e tu no. Potete fare un'offerta, vogliamo fare una scuola per chi non ha potuto studiare. Senza libri, rimanete come siete. Dentro ai libri stanno le parole. E se uno le impara, non ti possono più comandare come vogliono loro. Le parole ti insegnano la dignità. E se uno tiene la dignità, allora tiene anche il rispetto. I gafoni stanno cominciando ad alzare la testa. Non vi preoccupate, sono troppo ignoranti per imparare qualcosa. Se imparano, voi capite cosa significa, vero? Che potranno votare e leggere i loro candidati socialisti. Orlando ha ragione. Quali vogliono mettere il mondo con la testa in giù? Imparare a leggere e a scrivere non ha mai fatto male a nessuno. Se voi avete paura, significa che avete già perso.